Amici di Vivi Sportivo, ben ritrovati con le notizie della settimana. Sport. Il grande padel torna nel cuore di Milano. All'interno della piazza coperta più grande d'Europa, Startup Made in Italy torna in pista con un nuovo temporary club che sarà a disposizione fino al 31 gennaio 2022. Siamo una realtà molto ambiziosa e proprio per questo daremo l'opportunità agli appassionati di giocare nella stessa location in cui si sono misurati i campioni del FIP Gold, afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Zeta Padel Club. Il padel è come un veleno, entra nel tuo corpo e rimani infettato per sempre. Con queste parole, il noto giocatore spagnolo Paquito Navarro definisce lo sport che, con il passare dei mesi, si sta prendendo la scena a livello globale dal punto di vista televisivo e non solo. Gli effetti di questo veleno sono ben noti ai sei imprenditori della startup Zeta Padel Club, realtà made in Italy, innovativa e sostenibile. Si prende nuovamente la scena grazie all'inaugurazione di una nuova location temporary. Questa volta il Club Zeta sarà in piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d'Europa, con un campo a disposizione degli appassionati fino al 31 gennaio 2022. Innovazione, ma anche sostenibilità. Il nuovo club firmato Zeta Padel sarà sviluppato sfruttando nuovamente la Container Architecture, progetto di edilizia green, grazie al quale i container vengono utilizzati per ridurre al minimo l'utilizzo del cemento, poiché questa rapida installazione è di veloce realizzazione. Grazie al nostro nuovo club temporary, daremo l'opportunità agli appassionati di giocare nella stessa location in cui si è tenuto il torneo FIP Gold, vetrina di portata internazionale a cui hanno preso parte i migliori giocatori del mondo, afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Zeta Padel Club. E non è tutto, infatti il campo sarà a disposizione delle scolaresche per lezioni mattutine in compagnia di maestri qualificati. Questa nuova apertura conferma la nostra volontà in quanto realtà di spicco del settore e di diventare un punto di riferimento nel mondo del padel, che con il passare dei mesi continua a crescere, catturando l'attenzione non solo degli appassionati, ma anche dei media e degli investitori di tutto il mondo. Scacchi. Conclusi i campionati italiani di scacchi, Pierluigi Basso vince l'assoluto Elena Sedina, il femminile, e Edoardo Benedetto l'Under 20. Si sono conclusi i campionati italiani di scacchi. Erano iniziati al Grand Hotel Ambasciatori di Chianciano Terme il 30 novembre. Il campionato italiano assoluto è stato vinto dal grande maestro Pierluigi Basso, che ha tenuto a mezzo punto di distanza Luca Moroni, mentre terzo è arrivato Alberto David. Il campionato italiano femminile è stato vinto da Elena Sedina, che ha superato di mezzo punto Thea Gueci. Per lei è secondo il successo dopo quello del 2019. Il campionato Under 20 è stato invece conquistato da Edoardo Di Benedetto, che ottiene il titolo per la seconda volta dopo la vittoria del 2018. Libertas. È Andrea Pantano il neoeletto presidente nazionale Libertas. Questa è la volontà dell'Assemblea Elettiva Nazionale, che ha individuato la dirigenza che guiderà l'ente fino al termine dell'attuale quadriennio olimpico. Una volontà che raccoglie il lavoro svolto da Pantano nel ruolo ricoperto finora di vicepresidente nazionale, che si esprime in una rinnovata fiducia nel delineare e costruire le linee direttive della presidenza che lo attende. La mia visione sul futuro della Libertas è fondata su volontà, determinazione e capacità di innovare. Queste possono e devono essere le parole su cui lavorare insieme per percorrere una strada di rinnovamento e di consolidamento di una storica carica di significato storico e valoriale. Queste le parole chiare e dirette del presidente Pantano. Sono convinto che qualunque cosa oggi ci appaia difficile, se non addirittura impossibile, la rendiamo reale con lavoro, competenza e passione. Ad accompagnare il presidente Pantano in questo impegno di innovazione e di trasformazione anche il neo vicepresidente Amabile Bonafede, già anima e simbolo del settore calcio Libertas, figura di riferimento e dell'organizzazione dell'ente e dell'ente sportivo. Taekwondo, campionati mondiali para Taekwondo 2021, bossolo e argento. È la terza volta che la Turchia ospita il più grande evento del para Taekwondo dopo Samsun 2015 e Antalya 2019. Regala all'Italia il primo argento in questa competizione.
Archiviata l'esperienza degli ultimi giochi, Antonino si mette subito in corsa per le Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando punti importantissimi. Tecnica, tenacia e tanta determinazione hanno caratterizzato il percorso di Antonino, che lo hanno portato sul podio di Istanbul, dove si è disputata la gara. Dopo Tokyo 2020, il para taekwondo ha aggiornato la sua classificazione e le categorie di peso. Passiamo al calendario. Taekwondo, campionati italiani Pumsae e Freestyle stanno per tornare. La data il 18 e 19 dicembre 2021. Luogo Palace Sport Extra Mario D'Agata, Arezzo. Classi da Kids a Master. Karate, 19 dicembre 2021 a Monte Silvano, Pescara. Palaroma Stage con Luigi Busà, grande iniziativa della Fisica Abruzzo. Folgore Winter's Day 2021. Parte dal 20 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 la quarta edizione dedicata interamente alla preparazione multidisciplinare orientata alla prestazione agonistica del settore giovanile Folgorini. Educare, formare, forgiare, ordine e disciplina, condizionamento fisico con approccio multidisciplinare. È difficile battere qualcuno che non si arrende mai. Karate Shotokan. Domenica 19 dicembre, presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Statale Cruillas di Palermo, si terrà lo stage di Karate Shotokan diretto dal maestro Nicosia e dal maestro Balzarro. Difesa personale FESIC. Seminario domenica 19 dicembre, ore 9:30-12:30, presso Palazzetto dello Sport, via Sant'Andrea 15, Castelnuovo Sotto, Reggio Emilia. Karate. Primo trofeo Città di Arsiero. Domenica 19 dicembre 2021, Palasport di Arsiero, via Nazioni Unite 3, kata individuale a squadre, kumite individuale a squadre, Shobu, Nihon e Sambon, organizzato dalla FESIC in collaborazione con ASD Centro Sport e con il patrocinio del comune di Arsiero. Karate, trofeo Natale FESIC CSI, Pala Lilli, Sesto Fiorentino, Firenze, gara kumite regolamento FESIC. Pugilato, assoluti 2021, Massa, Palasport Final Days, 17-19 dicembre. E per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima con le notizie di Vivi Sportivo.